In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. In vista della settimana da Capitale della Cultura, nel progetto 50x50 di Pesaro 2024, il Comune di Cagli non perde tempo e di fatto, oltre al programma che rivedrà protagonisti dall'8 al 14 aprile, ha elaborato una serie di attività e iniziative per tutto l'anno. Cagli ha sempre lavorato da sempre, devo essere onesto, sul discorso cultura, promozione del territorio inteso ecco, come diciamo patrimonio architettonico, patrimonio appunto naturalistico, ma un patrimonio che fa tanta cultura, tutta la nostra storia. Quindi avere questa possibilità di inserirsi nel programma di Pesaro Capitale 2024 ecco, è il più grande regalo che ci poteva essere donato. Quindi abbiamo, insomma, ci siamo buttati perché, ribadisco, è il completamento di un percorso di tanti anni. Speriamo, ne siamo sicuri, che ci sarà un impatto mediatico sicuro che da solo Cagli non avrebbe mai avuto. Dobbiamo essere bravi ad approfittare di questo. Io dico sempre, deve essere una conseguenza del lavoro fatto, nel senso che non ci dobbiamo aspettare di raccogliere anche cose che non meritiamo. Io credo che Cagli meriti tanto, perché specialmente anche nel mio mandato abbiamo cercato di seminare tanto, e quindi attraverso appunto queste giornate, ma tutto l'anno di Pesaro Cultura 24, potremo veramente avere quella ribalta che ci può far, insomma, fare quel salto in avanti che credo che i nostri territori meritino. Quindi noi ci siamo posti con questa visione, e dico bravo al sindaco di Pesaro, a Vimini, perché hanno presentato questo progetto azzeccatissimo, dove una città importante come Pesaro ma va ad avvalorarsi di tutto una provincia che non è da meno, insomma, con tutte le altre città, basta ricordare Urbino, ma anche appunto tutto un po' anche l'entroterra ricco di storie. Un programma ricco e approfondito, una settimana piena di eventi ed un anno intero pronto a stupire mese per mese, il tutto reso possibile grazie alla cittadinanza attiva. Abbiamo un po' raccolto quella che era la linea guida di Pesaro 2024, vale a dire abbiamo cercato di mettere insieme dei suggerimenti, in primis quello della cittadinanza attiva, tanto che già da maggio dello scorso anno abbiamo creato degli incontri, soprattutto con le associazioni, nonché con gli esercenti del territorio, per cercare di capire quali erano le loro necessità e le necessità della nostra cittadina. Chiaramente è nato questo progetto dove tutti loro hanno contribuito, tutte le associazioni, per un vezzo sono diventate 24, quindi 24 associazioni che lavorano su Cultura 2024, e insieme abbiamo creato un contenitore dal titolo Rigenerazione Urbana, Rigenerazione Umana. E come mi capita più volte di dire, rigenerazione urbana non è inteso come una riqualifica urbanistica, anche
nelle necessità, diciamo, più approcciabili, però si intende soprattutto un vedere la propria città sotto un'altra ottica, una città rivisitata, una città che possa in qualche modo essere più accogliente e più gradevole. Ogni associazione ha costruito un evento durante tutto l'arco dell'anno affinché questi luoghi, in un luogo, quindi non nei luoghi preposti normalmente agli eventi, e in questi luoghi hanno creato una rigenerazione in primis urbana, perché comunque tu metti in evidenza il luogo attraverso spettacoli, attraverso mostre, attraverso convegni che hanno portato, che porteranno, perché è già iniziata, abbiamo iniziato a febbraio, quindi che hanno portato e che porteranno sicuramente ad una partecipazione molto attiva dei cittadini, cosa che sta avvenendo. La nostra settimana sarà piena dal lunedì alla domenica compresa e abbiamo cercato lì di mettere in evidenza quella che è la vocazione di Cagli, vale a dire l'arte contemporanea inserita all'interno di un'arte monumentale e storica molto importante. Questo perché, come ben saprete, noi abbiamo la fortuna di avere il Centro di Scultura Contemporanea inserito all'interno del Torrione Martignano, quindi quello è stato il nostro spunto, tanto che anche il logo del nostro progetto. Da lì siamo partiti e questa settimana vedrà, ripeto, mostre, tra cui due importanti inaugurazioni, vedrà convegni, vedrà incontri musicali, tutti improntati su arte contemporanea inserita all'interno di contenitori storici. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.